Sono accusati di aver acquistato oro rubato, poi fuso ed infine ricettato. Sono così finiti in manette per riciclaggio e ricettazione due titolari di un compro oro aretino nell'ambito della maxi operazione della Polizia di Stato partita da Lucca ed arrivata sino ad Arezzo. I due, un 59enne ed un 46enne, sono stati arrestati questa mattina. Secondo gli investigatori avrebbero fatto parte di un'attività malavitosa che dalla Versilia e parte della Liguria vedeva all'opera due bande ben distinte. La prima, associazione a delinquere, riguarderebbe alcuni giovani albanesi dediti ai furti in abitazione consumati tra le province di Lucca, Massa e La Spezia e alla ricettazione di preziosi, ricostruiti dagli agenti in tutto 89 furti. Durante le indagini è poi emersa la seconda e più articolata banda dedita alla ricettazione e al riciclaggio di chili e chili d'oro, tutti proventi di furto. Secondo gli inquirenti il volume d'affari sarebbe stato di oltre 550.000 euro. A capo di questo secondo gruppo criminale c'era il titolare dei compro oro, la moglie e due figli della coppia. Proprio uno di loro acquistava oro da Sinterom della Versilia, dedito ai furti in abitazione, che veniva poi fuso in lingotti artigianali in una fonderia che la famiglia aveva allestito illegalmente nelle stanze della propria abitazione a Massarosa. Seguendo i movimenti della famiglia, gli investigatori sono infine approdati ad una fonderia ed un compro oro di Arezzo e ai due aretini che acquistavano il metallo in contanti e poi lo rifondevano e ripulivano in una fonderia della città. In tutto l'operazione ha portato a 33 misure cautelari, decine di arresti e 44 indagati tra la Toscana e la Liguria.